dico in bocca, che sarei io naturalmente. Chi mi segue lo sa, chi non mi segue lo saprà. Stasera vi proporrò un contorno molto semplice. Patate avanzate. Avanzate da cosa? Dal giorno prima. Beh, guardiamo subito questi ingredienti che sono uno semplice e facile. Allora, gli ingredienti sono delle patate avanzate del giorno prima lesse. Sapete, vi capita delle volte di fare un po' troppe patate lesse, invece di pulirle tutte d'avanza, mi raccomando, se le dovete fare così, se le dovete agguantare per il giorno dopo, lasciateci la buccia, le spellate il giorno dopo, perché sennò diventano viola le nostre patate. E allora prendete quelle che vi sono avanzate, almeno 4 o 5, perché non state ammatti per nulla, mi raccomando. 2 spicchiettini d'aglio, un bel pezzettino di rosmarino e olio non extravergine, ma olio d'oliva, perché se friggiamo queste patate nell'extravergine vi ci vuole 7 euro d'olio e di risparmio non se ne parla più, altro che avanzato. Invece con l'olio d'oliva con 2 euro ve la siete abbastanza cavata, e il sapore è abbastanza simile, non proprio, però molto, molto forte, più forte del sapore se le friggiamo dentro l'olio di semi di vario o di arachidi. E allora guardiamo subito, dovremo prendere le nostre patate, farle a pezzettini, a cubetti, dividiamo a metà le nostre patate, dovremmo fare, mi raccomando, vedete sono leggermente umide, mettetele in un colino la sera, così almeno perderanno un po' d'umidità e sarà meglio. E fate così con tutte le vostre patate. Intanto, nel mentre fate questo lavoro qui, mettete un po' a scaldare, ve l'ho detto, un tot d'olio così, in una bella padella dove potranno starci le nostre patate. Nel frattempo io vado a tagliare l'altra roba, le altre patate. Allora, il nostro olio si sta scaldando, mi raccomando, controllatelo che non inizi a bruciare. Comunque prendete 2 agli in camicia, le schiacciate leggermente e le buttate nell'olio per dare sapore, perché la nostra patata avanzata avrà un sapore diverso dalla solita patata. Un bel pezzettino di ramerino. A questo punto, quando avrà ben insaporito sia il rosmarino che l'aglio, andremo a buttarci le patatine. Fate attenzione perché se no vi ustionate, le mettete un po' alla volta semmai, perché tutte insieme mi sembrano un po' troppe. Se ne fanno 2 volte è meglio. Simone lo dice anche a quello lì che ci rimase attaccato, facciamola 2 volte è meglio. Allora devono essere belle coperte dall'olio così come sono ora, non ce ne mettete di più, se no abbassate troppo l'olio e diventano bollite, si sfanno. Ci mettete il paraschizzi per far andare di fuori tutto l'olio, se no fate un casino che sembra essere in cucina da me. Controllate con una schiumarola che le patate un stino attaccate e allora non friggano, e poi le andiamo a tappare. Durante la cottura, mi raccomando, date ai nemici una rigirata, vedete da dove è già cotta, dall'altra parte ci avrà ancora da cuocere un pochino, comunque la lasciate così e ci si vede quando è quasi pronto. Va bene? Vedete, le nostre patate sono quasi pronte, hanno fatto quella bella doratura da un po' da tutte le parti, invece che di ambolati, perché qui ce ne hanno 3 o 4 di lati, anzi, sono parallelepipedi. Comunque le andiamo a scolare le nostre patatine, eh? Mi raccomando, prendete carta assorbente, ce ne mettiamo anche 2 così assorbe di più, no? Ci lasciate dentro l'aglio perché ci avremo da cuocere dell'altro, io ora vi faccio vedere queste vi. Se ce l'avete da cuocere dell'altro, teneteci l'aglio e il ramerino, se no ce lo potete anche levare, l'olio non buttatelo via, questo lo conservate dentro un barattolino di vetro, la prossima volta lo riutilizzate perché ci ha fatto una frittura sola di... E non siete poi non scialoni. Eccoci, ci siamo quasi, la pesca è andata a buon fine. Abbiamo pesculato. Eccole qua, le fate asciugare bene dall'olio e poi le servite così. Guardate che bellezza, un po' di pepe, un po' di sale, pezzettino di rosmarino a far vedere che c'è stato,
E ecco il piatto, a contorno, veloce, semplice, con la roba avanzata, cosa volete di più da bocca? Io non so cosa dirvi. Con questo contornino che porta via di sicuro, ma tanto zio una volta sola, non fa più. Va bene, ma va bene così. Mando un salutone a tutti quelli che mi seguono, bimbi, babbi, bumbi, e alla prossima. Oh mamma del tegame, e lo ripongo, m'ha fatto male, riporepo e la sciala. M'ha fatto male, riporepo e la sciala, ma di sicuro mamma è stato il grosso.